Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti numerosi. Questa sera Sony entra in un mondo nuovo, in un mondo che ha sempre comunque contraddistinto Sony nel seguire gli stili di vita, i trend e ciò che noi consumatori di fatto vogliamo, in un mondo che evolve, in stili che evolvono. Oggi, rispetto al passato, l'hardware da solo è uno strumento. Oggi la connettività, la quantità di informazioni necessarie ad accompagnarci durante la nostra giornata, durante la nostra vita, non ha limiti. Sony da sempre ha avuto diverse facce sull'hardware, sui contenuti e sulla connettività dei prodotti, ma il mercato e la maturità delle infrastrutture oggi permette di capitalizzare, di fare il massimo buon uso di questi asset che Sony ha sempre costruito. Per i consumatori, per noi, oggi accedere costantemente, ovunque e quando vogliamo, alle informazioni, ai contenuti, ai video, alla musica, alle informazioni, al networking col nostro mondo, è il compagno, se vogliamo, il leitmotiv delle nostre giornate. È difficile poter stare oggi senza uno smartphone, senza l'accesso alle informazioni in tempo reale, senza l'accesso a tutte le nostre connessioni. Il compagno, se vogliamo, di vita di tutti noi è proprio l'informazione, ma Sony, oltre all'informazione, ha i contenuti, Sony, oltre all'informazione, ha la connettività e ha l'accesso al suo mondo. Come risponde Sony alle esigenze e ai nuovi stili di vita? Con due prodotti che hanno un design nuovo, sia dal punto di vista hardware, il design stesso utilizzato del prodotto che vedrete questa sera nel dettaglio, e il design del software che permette al mondo Sony di essere in costante collegamento con il device, con l'hardware delle nostre mani. Risponde con due prodotti particolari, uno molto adatto alla gestione, se vogliamo, casalinga, quindi domestica, dove la connessione con i prodotti, non soltanto Sony, ma di fatto quei prodotti nel mondo Android anche, è ciò che contraddistingue il primo prodotto, e il secondo invece molto più disegnato per la mobilità, per l'accesso alle informazioni in movimento, è il secondo stilizzato designer product che Sony presenta questa sera. Lanciamo i nostri due Sony tablet in tutta Europa, quasi in concomitanza nei vari paesi, proprio perché lo stile di vita che Sony ridisegna con i suoi prodotti e che gli permette di avere peculiarità nel mondo Android, che di fatto rende abbastanza simili tutti i prodotti, le peculiarità di Sony si muovono avendo introdotto all'interno dei suoi tablet i primi prodotti PlayStation Certified. Pensate che la maggior parte dei download di Android sono proprio giochi, e Sony capitalizza la sua expertise nei giochi utilizzando la sua tecnologia proprio nel design del software dei suoi tablet. E poi, secondo molto importante, l'accesso ai contenuti. Con Curiosity, la piattaforma Sony di Music Unlimited e di video, permette ai due tablet di avere la possibilità di connettersi al mondo dell'intrattenimento. Quindi hardware, contenuti, networking sono ciò che quei due Sony tablet noi vogliamo far sì che si contraddistingua ciò che Sony in questo momento introduce sul mercato. Lo introduce seguendo la filosofia che da sempre ha contraddistinto Sony, che non è la quantità e la banalizzazione, ma è la costruzione di apparecchi, che una volta erano apparecchi hardware connessi e ricchi di contenuti, che hanno come unico e solo scopo quello di rendere la vita di tutti noi più piacevole e apprezzabile. Quindi manteniamo il nostro stile, manteniamo ciò che Sony ha sempre voluto fare, arricchendo la sua proposizione al nostro mercato con l'introduzione, da questo momento in annuncio e dopo l'estate sul mercato, dei due Sony tablet. Detto ciò, penso che la cosa migliore da fare sia vedere come questi tablet funzionano, come questi tablet aprono il mondo Sony a questa nuova dimensione e stile di vita, e quindi chiederei a Franco Boero
di iniziare a raccontarvi come funzionano i nostri tablet. Grazie mille. Buonasera a tutti. Allora, sono i tablet, benvenuto anche da parte mia. Quello che vi andrò a raccontare ora, prima della dimostrazione pratica, era raccontarvi un attimino come Sony è arrivato a concepire un prodotto del genere, quali sono i target user, quali sono gli utenti potenziali di questi oggetti e del mercato in cui andremo a competere. Mercato sicuramente interessante, lo sappiamo benissimo, un mercato in crescita, un mercato che Sony stima come 35 milioni di pezzi nel mondo nel 2011 e 49 nel 2012 a livello mondiale, a livello europeo 17 nel 2011 e 29 nel 2012. Nel mercato italiano stima Sony più o meno 1,5-1,6 milioni di pezzi nel 2011 per arrivare a 2,8 milioni nel 2012. Quindi un mercato sicuramente in rapida evoluzione e in crescita sicuramente. Sony, ovviamente, come accennavo giustamente prima Salvatore Coparelli, ha un tablet, come al suo solito, vuol fare una cosa particolare da un punto di vista, lo vedrete anche da un punto di vista del design, ma soprattutto dal punto di vista dei contenuti, andando incontro alle esigenze dei clienti, perché è quello che vogliamo, soddisfare le esigenze e combinare comunque tutto quello che abbiamo da offrire, ossia quello che abbiamo da offrire in termini di contenuti, quindi di fruizione dei contenuti, sia Sony, sia no, sia sulla rete, sfruttare tutti i contenuti anche legati al sistema operativo che andiamo a utilizzare. Utilizziamo un sistema operativo Android, quindi possibilità ovviamente di sfruttare tutti i contenuti tipici di Android, quindi da YouTube a Gmail e quant'altro. Sistema operativo, spiego una parola importante, che è anch'esso in evoluzione come mercato dei tablet. In evoluzione perché comunque già le applicazioni che si trovano disponibili su Android Market sono già più di 200.000, di cui 70% gratuite, quindi il mercato di evoluzione è molto veloce. E quei prodotti che andiamo a introdurre oggi? Questo prodotto molto compatto, che fa della mobilità il suo cavallo di battaglia, che fa comunque un prodotto molto piccolo, molto tascabile, con due schermi da 5 pollici e mezzo che posso ripiegare e mettermi tranquillamente in tasca. Un altro prodotto invece, se vogliamo, più classico dal punto di vista del formato di schermo, non classico dal punto di vista del design, poi lo vedremo, schermo da 9.4, più orientato sicuramente all'intrattenimento, dove posso godermi con tranquillità dei filmati, dei video e contenuti multimediali in generale, dove si è dato ovviamente un tocco di classe nel look, ma il look abbina anche una comodità nell'utilizzo che poi vedremo nella presentazione pratica, ossia questo concetto di un design molto, molto particolare e molto ergonomico per chi tiene in mano il prodotto e soprattutto molto ben bilanciato per evitare di stancare l'utente quando lo tiene con la sua mano. E quindi questo è il mondo Sony replicato in un prodotto, che può ovviamente mandare in play e riprodurre tutti i contenuti in rete o contenuti gestiti direttamente dalla tablet, che può sfruttare ovviamente tutti i contenuti digitali prodotti anche da Sony e distribuiti da Sony tramite Curiosity, quindi Music and Video, dal Reader Store dove è disponibile. E novità importantissima, la PlayStation, ossia la possibilità di giocare tranquillamente con i giochi di PlayStation, perché è un dispositivo PlayStation Certified. Si è detto prima di come già studi hanno affermato che l'utilizzo del tablet, uno degli utilizzi più frequenti è quello del ludico, quello del gioco. Quindi abbiamo voluto dare la possibilità ai nostri utenti di avere esattamente la stessa esperienza certificata che si ha giocando con PlayStation, di averla anche usando un tablet, quindi dove potremmo mandare in play e giocare con i giochi di PlayStation 1 o PlayStation Portable, così come lo faccio con la PlayStation, esattamente nella stessa maniera. Poi andremo a vedere dopo. Ovviamente gli end user e gli utenti potenziali sono ovviamente
quelli come questa signorina, molto personale. Ovviamente il tablet è qualcosa di estremamente personale, di qualcosa che mi voglio tenere appresso, di qualcosa che sta con me in ogni momento della mia giornata. Ovviamente sta con me in ogni momento della mia giornata, non solo quando sono fuori casa, quindi in treno, oppure a scuola, in giro, perché comunque è sempre connesso e sempre connettibile, ma anche in casa perché comunque condivido con estrema facilità anche contenuti che ho nella mia rete casalinga, se ho un hard disk condiviso nella rete casalinga piuttosto che con altri PC collegati alla mia stessa rete, io riesco a vedere tranquillamente i contenuti che ho nella mia rete casalinga e dovunque io abbia un apparato. Questo è molto importante perché mi consente di godere a 360 gradi di tutto quello che è il mondo, sia della rete, sia privato in qualche maniera. Un commento che vi devo dire in tutta onestà, l'ho provato, l'ho messo a casa e mi sono divertito veramente tantissimo, perché ho potuto vedere tutto quello che avevo a disposizione, potevo lanciare i contenuti all'interno del televisore, potevo condividere i materiali che avevo. Quindi, un grandissimo oggetto che combina non solo tecnologie e design, ma anche estrema praticità e estremo divertimento nel godere di tutti i materiali che ho a disposizione.